Nell'ultima settimana, dal 13 al 19 giugno, questi sono dati del Ministero dell'Interno, ci sono stati su 7 delitti 6 con vittime donne. È impressionante, di cui tutte uccise in ambito familiare e affettivo e 3 delle quali hanno trovato la morte per mano del partner oppure dell'ex partner. E quindi andiamo a vedere con Federica Francia e Alberto Spalletta questa crescita dei delitti familiari, cioè diminuiscono gli omicidi ma esplodono i delitti familiari, cosa terribilmente angosciante. 61 delitti in famiglia in appena 160 giorni. Il 2022 ha vissuto 6 mesi terribili tra le mura domestiche. Quasi un delitto ogni 3 giorni. Ne sono stati contati 61 dal 1 di gennaio al 14 di giugno. Eppure il trend degli omicidi volontari in Italia è in calo fin dagli anni 90. Nel 2020 in totale sono stati 286 e l'anno scorso 305. Nella prima metà di quest'anno sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dello scorso. Nel 2021 ne furono registrati 135, ora 126, ma quasi la metà di questi, come detto, sono avvenuti in famiglia. Il focolare domestico a volte divampa e si trasforma nelle fiamme dell'inferno. Numeri raccapriccianti. Nel 2020 183 delitti, nel 2021 163. Le vittime quasi sempre donne, 110 2 anni fa e 114 l'anno scorso. Ma a volte a morire sotto i colpi di mamma o papà sono i figli. Secondo i dati dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Eures, negli ultimi 12 anni in Italia sono stati commessi 268 femminicidi, in media uno ogni 15 giorni. Si tratta per la maggior parte dei casi di bambini con meno di 12 anni, 149. Di questi, 106 avevano un'età compresa tra 0 e 5 anni e 43 tra i 6 e gli 11. Decisamente inferiore risulta invece la percentuale delle vittime adolescenti, il 9,6, mentre per i figli maggiorenni sale al 34,4%. In questo particolare caso sono spesso adulti uccisi da genitori anziani, ormai incapaci di prendersi cura di figli fragili, non autosufficienti. Nella maggior parte dei casi, il 64,2% a uccidere i propri figli è il padre, il 35,8% i delitti commessi dalle madri. Il rapporto però si capovolge nella fascia di età che va da 0 a 5 anni, quando sono soprattutto le mamme a commettere l'omicidio.